Eder, Mac, Pallister. La 32enne Alice Neri è stata uccisa con un'arma bianca in seguito a un tentativo di stupro e il principale sospettato del delitto è il 30enne tunisino Mohamed Galoul. La procura di Modena ha notificato nelle scorse ore all'indagato l'avviso di chiusura delle indagini preliminari e potrebbe chiederne il rinvio a giudizio in primis per omicidio volontario aggravato dalla violenza sessuale e dalla distruzione di cadavere. Il corpo di Alice Neri carbonizzato era stato ritrovato nelle campagne modenesi lo scorso novembre, all'interno dell'autovettura sulla quale si era appena allontanata da un locale di Fossa di Concordia. Galoul ha confermato di aver accettato un passaggio da una donna bionda quella sera e successivamente ha lasciato l'Italia. Una decisione interpretata dagli inquirenti come una sorta di ammissione di colpevolezza. Le ultime ricostruzioni indicano che i due si sarebbero fermati nei pressi di un argine e che Galoul avrebbe tentato di stuprare la vittima, strappandole il reggiseno. Alice Neri avrebbe opposto resistenza, venendo poi uccisa a coltellate, prima che il suo corpo venisse dato alle fiamme e nascosto nel bagagliaio della vettura. La difesa ha contestato tale ricostruzione, in quanto sul reggiseno della defunta non è stato trovato il DNA di Galoul. Tuttavia le intercettazioni telefoniche potrebbero rappresentare una prova a favore dell'accusa. La polizia tedesca aveva appena cercato di arrestarlo e nella conversazione con la moglie, risalente allo scorso 8 dicembre, Galoul aveva invitato la consorte a cancellare tutte le chat e i messaggi presenti nella memoria del suo cellulare. La procura di Modena potrebbe inoltre contestargli anche lo spaccio di sostanze stupefacenti e una tentata estorsione ai danni di una conoscente di Alice. A breve si attendono sviluppi sulla vicenda. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.